ma direi di venire a loro augurandogli un grande in bocca al lupo da parte di tutti. Stefania Berton e Ondrej Otarek, è il momento dell'Italia al Palavela di Torino. Ebbene, bravi, bravi, il molto bello il triplo tolu side by side. E molto bene anche il triplo loop lanciato. Ecco il twist. Doppio. Ed ecco il gruppo 4, il lift necessario. Bene i giri di Steffi. Ottimo i giri su una mano. Buono anche questo. Spirale esterna indietro. Vediamo la posizione difficile. Particolare di Steffi, molto molto flessibile appunto. Troppo la combinata. Questa è la pair spin, 6 giri sull'angelo. Primo cambio di posizione. Con variazione di Steffi. Ebbene anche il cambio di posizione, la variazione finale. Molto bassi Lorenzo. Forza, manca la dopo trottola. Questa sequenza, manca dopo questa trottola la sequenza di passi. Bene, sentite Steffi che chiama appunto. Bella la sincronia, variazione complessa. E ora direi di goderci la sequenza di passi. Altro ostacolo superato. Trascinano il pubblico. Esordio mondiale perfetto per Stefania Bertone e Ondrej Otarek, davvero da applausi. E al di là della balaustra fanno coppia anche Franca Bianconi e John Zimmerman, perché pattinano anche loro, Lorenzo, davvero eccellenti. Intanto davvero volano i primi peluche dagli spalti del Palavela. Andiamo subito a vedere gli elementi positivi e quelli che invece ti hanno convinto meno. Cerchiamo di essere più obiettivi possibile. Certo, saremo obiettivi. Prima di tutto, wow. Secondo, molto molto bene i salti. Quella è la parte principale per accedere davvero ai primi gruppi. Da lì in poi si parla di livelli, si parla di elementi, ma loro non sono stati davvero puliti in tutto quanto. Qui sarà a vedere se poi ci sarà qualche difetto nei numeri di rotazione, cosa che solo un review o una slow motion ci potrà davvero dire. Io credo davvero di aver visto però loro divertirsi, darci davvero qualche cosa. Poi a parte questo, tecnicamente... Ecco John Zimmerman, che è il marito, compagno di Silvia Fontana. Prego. Quello che mi ha convinto di meno, se devo cercare fra tutto, forse è la spirale esterna indietro. Ancora quello è l'elemento più complesso per loro. Steffi deve acquisire quella posizione necessaria. Ma guardate qua, ecco, triplo tolu davvero incantevole. Che dire, questo prenderà dei più da parte di tutti i giudici. Andiamo velocemente in studio da Arianna Secondini per sentire proprio le reazioni di Fontana e Marchei. Guarda, è stato bellissimo vedere la gara vicino a Silvia Fontana, che un po' chiudeva gli occhi, un po' era lì che pattinava anche lei. Silvia.
Emozionantissimo, veramente, sono stati fantastici, sono emozionata. Sì, agli occhi lucidi Silvia, Valentina. E io sono d'accordo con Lorenzo, wow, no, è stato bello. Ragazzi, per una volta veramente essere qua dal vivo a vederlo è stato magnifico. Poi la loro prima performance, possiamo dire, c'eravamo. Fantastici. Bene, a voi. E questo è l'ingresso. Ecco, questo è l'unico elemento. Purtroppo Steffi è ancora un pochino alta, ma stiamo cercando veramente. Guarda, però posso il dirti dettaglio. Lorenzo, che fino a pochi giorni fa Stefani aveva un problema proprio a livello di gomito, quindi probabilmente condizionati anche da un fastidio. Fa piacere anche notare come l'Italia sappia esprimere più coppie. Ricordiamo anche la straordinaria stagione da parte di Della Monica e Cocon. Purtroppo a Tallinn Zanfornin degli esposti sono stati fermati dalla febbre di Federico. E poi ecco qui, guardate l'espressione di chi si rende conto, ecco Franca Bianconi con John Zimmerman, di chi si rende conto che è riuscito a superare uno scoglio importante. Eccoli tutti qua. E questo è il primo punteggio importante, attenzione, questo è un vero riscontro da una giuria davvero come questa. È bellissimo questo punteggio, 54 e 58 li proietta davvero nel gruppo dei migliori, 32 e 94 gli Elements, la presentazione 21 e 64. Andiamo a vedere per un attimo